Buongiorno a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. E oggi Martina qua dietro, saluta Marti. Imparerà ad andare in moto. Ma non in una location qualunque, siamo infatti a Lake Elsinore, a casa di Giacomo Redondi, campione del mondo enduro. Guardate qua che spettacolo. E adesso vi faccio vedere subito il suo garage, perché merita davvero. Sei pronta tu? Per cosa? Cosa? Per girare? Dove? In moto? Ma va. Su, verso quella moto là in fondo. Con che moto giri oggi? Non era programmato, quindi. Il garage è ufficialmente pronto. Oggi facciamo l'esordio della Marti con le ruote tassellate. Prima però ci fai vedere il tuo garage. Cioè questo è direi più il garage dei sogni che il garage. Esatto. Iniziamo con questa. Questa qua è la moto che ho vinto il campionato l'anno scorso. Questa è quella che abbiamo usato ieri per l'allenamento. Esattamente. Quella lì è un 2,5 due tempi, 2,5 quattro tempi. E qui le 4 9 piccoline che c'è dal 125, 85, 65. E la prima della Marti. Ti ho disperata. L'ho battezzata, è lei. Protezioni first. Evic pronto. E quante volte sei stata in moto? 1000, ma sempre dietro. Vai di Nolan. Cioè, quanto sei fortunata a stare in un garage così. Ah, a proposito, questa qua è il multistrada, mezzo con cui ho viaggiato tutta l'America praticamente. Borsoni laterali givi giganti, porta cellulare fondamentale, e questo era il porta telecamera. Tu dovevi prepararti nel frattempo. Tu mi hai lasciato qua. Allora, moto con 0,1 ore. Apriamo la benzina. Aria, e il gas anche. Aria tirata. Dove stanno le cose? Questa è monomarcia. Ah, questa è mia. E freno qua. Freno davanti. No. Freno dietro è quello. A cosa mi serve il freno dietro? Per rallentare. Guarda, guarda. Questa è. Facci vedere il freno dietro. Per fermarmi devo solo tirare questo freno. Sì. Beh, ma come va via? Subito, partita spedita. Manovra. È fatta, non scende più. Brava. Com'è stato questo primo giro? Da 10. Sono pro. Questo che odore è? 50. È due tempi, eh? È due tempi. Ah, gnam, gnam. Pronta. Step successivo, si passa alle marce. Martina ha fatto qualche danno. Io ho fatto solo gas. Il freno dietro bloccato. Ma infatti anche prima non andava giù, eh. È chiusa, gara 1. Gara 1 moto spaccata. Solo un problema di freni. Dobbiamo chiamare quelli della Brembo adesso. Quella ci sta. Vai. Prima volta con le marce di Martina. Come te la senti? Non me la sento. Questa con 0 ore. Quindi i freni sempre gli stessi. Freni. E poi per cambiare? E per fermarmi devo rischiare la pressione. Partita, ragazzi, non la fate neanche spegnere. Red, ti posso rubare il 125? Dai che la sai accendere. Decisione? Brava. Adesso la inondo un po' di fumo. Sei ancora in seconda. E mo come va via. Vai vai nella sabbia. Senti, ma qua non è mica facile. Brava, girati. Sempre un pelo di gas. Sempre un pelo di gas. Brava! Hai visto come la tenevo che veniva giù sulla sabbia? Ti si è spenta. Allora, dato che ti si è spenta, ora la devi anche accendere. Mettere in folle. Premi tutto in giù e un pochino in su. Punta delle Garmont. Esatto, sì. Sì, ma decisione. Adesso tocca a te. No. Dai, dai, così, così. Vai, Marti. No, dai, era troppo duro. Devi essere un colpo deciso. Punta, vai. Brava. Fatti 5.
Brava. E vuole l'automatico, eh. E si ripete la procedura, quindi tutto folle. Giù. Dentro la levetta. No, devi tenere un pelino il gas. Quindi frizione, tutta schiacciata. Sì. Un pelino di gas e poi prima. Sì. Gas! Ha messo la seconda! Ci ha fregato e ha messo la seconda senza dircelo. Bravissima! Bravo Marti! Brevetto preso! No? Per oggi è andata, domani il prossimo episodio. No! Sì. Dai, vai di 125 diretta. Keep watching! L'ho visto fare questa mattina Red. Lo volevo fare anch'io. Tocciatina nell'acqua. Quindi com'è stata la tua prima esperienza in moto? È stata bravissima. Ma cioè, io no, dovrei dirtelo, non puoi dirtelo da sola se è stata bravissima. Allora, un'analisi tecnica. L'accensione del KTM è una gran rottura, quello con le marce. Mica solo l'accensione è una rottura. Quella piccolina invece è un bijou. Ma se si è rotta, è quella la rottura che si è rotta. Beh, hai rotto frenando col freno dietro. Beh, ma finché l'ha usata andava. Sì, poi come l'ha parcheggiata si è rotta. Comunque no, dai, se l'è cavata la grande. Non aveva mai guidato una moto a marce, però la macchina la guida e quindi fondamentalmente il concetto... La macchina guida è meglio di te, o no? Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete la Martina ancora sul due tempi, lasciate un bel like. Ci vediamo alla prossima, col prossimo video. Ciao a tutti. Spara la telecamera. Ciao a tutti.